Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Notte infuocata nella casa del Grande Fratello, come sempre succede dopo ogni diretta. In particolare a scuotere gli animi di gran parte dei concorrenti, è stata l'eliminazione inaspettata di Vittorio Menozzi. Come sappiamo, il giovane modello ha pagato lo scotto per aver voltato le spalle a Beatrice nella scorsa puntata. Un atteggiamento che non è piaciuto al pubblico, che ha deciso di eliminarlo. Ebbene, dopo la sua uscita, molti dei geffini, quelli del team Perla per intenderci, si sono lasciati andare alle lacrime. Pianti che sembrano essere più lacrime di coccodrillo che altro, visto che sono stati proprio loro a mandare Vittorio in nomination e a criticarlo in ogni puntata sin dall'inizio del programma. La cosa più surreale è che a scagliarsi contro Beatrice accusandola di essere la responsabile dell'uscita di Vittorio, sono stati proprio Anita e Garibaldi, i due che lunedì scorso hanno nominato il modello. Evidentemente nella casa del Grande Fratello si è persa un po' di lucidità. Fortunatamente, a prendere le difese di Beatrice ci ha pensato Simona Tagli, che ha fatto presente a tutti quanti il fatto che non è certo stata Beatrice a far uscire Vittorio. La colpa è da ricercarsi in chi lo ha voluto mandare al televoto, ben sapendo che sarebbe stato a rischio uscita. La Tagli sembra ormai aver preso le distanze dal team Perla, che nel post puntata ha definito come una sorta di branco di iene, che non perde occasione per trovare un pretesto per mettere in cattiva luce la Luzzi. Pensare che quando è entrata nella casa Simona non aveva una buona opinione della Luzzi. Invece conoscendola ha cambiato idea su di lei, e ora la supporta, e prende persino le sue difese. Ma non è finita qui. Il team Perla non ha preso affatto bene la nomination di Marco Madaloni, finito al televoto insieme a Beatrice e Stefano. Marco è stato nominato dalla Luzzi, da Stefano e da Sergio. Quest'ultimo è stato preso di mira da gran parte dei geffini, soprattutto da Madaloni, che ha avuto da ridire sulla motivazione che lui ha dato nel nominarlo. Sergio ha ribadito ciò che aveva già detto nel corso della nomination, non gli era piaciuto il modo aggressivo che Marco aveva utilizzato durante una lite con Beatrice, avvenuta quando il gruppo era uscito per una gita. Di questa lite non ci sono filmati a disposizione. Pertanto non è ancora ben chiaro cosa sia successo. La questione dovrebbe essere trattata nella prossima diretta, come promesso da Signorini. Maddaloni a questo punto ha dato dello stratega a Sergio, supportato anche da Rosy Cin. Sergio di contro, ha ribadito di aver ritenuto Marco esagerato in quella discussione. Punto. In seguito anche altri geffini si sono rivoltati contro Sergio, sostenendo che lui doveva nominare Beatrice e non Marco. La Luzzi ha poi cercato un confronto con Maddaloni, il quale ha però preferito dileguarsi. Non ha avuto il coraggio di affrontarla faccia a faccia, adducendo come scusa il fatto che della loro lite se ne parlerà nella prossima puntata. In verità, al pubblico che stava seguendo la diretta, è parso che il judoka avesse paura di affrontare la Luzzi da solo. Cosa ne pensate? Il team Perla ha paura che Beatrice li elimini tutti uno a uno? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!